Salve a tutti da Giusy, oggi preparo una torta girella con bimbi di M5. Andiamo a preparare. Per prima cosa ci occorre della crema al latte, per la ricetta vi lascio il link giù nell'info box che io ho preparato prima. E un'altra cosa da dire, al posto di 3 gocce di essenza vaniglia ho messo mezza fialetta di aroma arancia. Iniziamo ad accendere il forno a 180 gradi statico. Nel boccale metto 4 uova. E 200 g di zucchero di canna. Aziono il bimby, un minuto. Velocità 4. Adesso aggiungo 100 g di olio di semi di girasole. 150 g di bevanda di soia al gusto cacao. Questa è la bevanda di soia al cacao che uso io. Adesso aggiungo 300 g di farina zero, una bustina di lievito per dolci e 50 g di cacao amaro in polvere. Azione il bimby, 50 secondi, velocità 4. Riunisco sul fondo. E aggiungo 3 gocce di essenza pandoro, ma potete anche mettere essenza vaniglia. Azione il bimby, 30 secondi, velocità 4. Ho preparato una tortiera di 25 cm di diametro, spruzzo dello staccante, il composto è pronto e lo verso tutto nella tortiera. Adesso prendo la crema e la metto in una sac à poche. Usiamo un bel cucciolo tondo, dopodiché iniziando dal centro facciamo così, a spirale. Adesso lo andiamo a mettere in forno per 35-40 minuti, in base alla funzionalità del vostro forno. Dopodiché facciamo la prova a stecchino. A dopo! Come vedete, dove ho messo la crema è rimasto un vuoto perché, non essendoci le uova, praticamente si è sciolta. Quindi che faccio? Ho messo della crema nella sac à poche, vado a distribuire all'interno. Ed ecco pronta la mia torta girella. Alla prossima ricetta, ciao!